Leggendo dei libri che di tutto possono parlare, tranne scrivere lettere d'amore, e a volte troviamo anche delle sorprese, come queste frasi: io ti ho viva davanti a me e ti porto in palmo di mano e ti bacio dalla testa ai piedi e cado in ginocchio davanti a te e sospiro, Madame. Io vi amo, e davvero io vi amo, più di quanto abbia mai amato Otello, il Moro di Venezia, Desdemona. Beh, queste potrebbero essere lettere d'amore di Ugo Foscolo, Leopardi, che abbia scritto a una presunta contessa, insomma, le persone che hanno vissuto anche d'amore. Invece questo è niente meno che Karl Marx, uno dei più grandi economisti socialisti di tutti i tempi, un uomo in apparenza freddo, tutto dedito al calcolo, alla filosofia, allo studio delle idee, alla critica stessa delle idee. E poi questa invece è la lettera d'amore scritta alla baronessa von Staplen, di nome Jenny, che cadde ai suoi piedi, ai piedi del Moro, perché anche Karl Marx veniva chiamato il Moro e lo sposò. Quindi anche nelle persone in apparenza fredde, dedite a tutt'altre cose, quando c'è bisogno di amare, quando c'è l'uomo dentro, l'uomo etero, si ricorre sostanzialmente a questo, alla poesia, al convincimento, insomma, si ricorre all'amore.